Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Resident Evil The Dark Side Chronicle per Nintendo Wii. Ok, dobbiamo andare a fare il quarto capitolo della terza missione, praticamente quella di Resident Evil Code Veronica. Qui qua abbiamo le armi che abbiamo finora, potremmo... Dunque, cosa abbiamo messo qui? Equipaggiato pompazza, mitra, pistoletta e bombe. Direi che può andare bene così, teniamo le armi più pesanti magari per il proseguo del gioco. E vediamo adesso in questo quarto capitolo cosa dobbiamo andare a fare. Vediamo un po'. Mi ricordo più a che punto eravamo arrivati nella scorsa parte. Perché ho avuto qualche problema con la Vermilia Game Capture, che si era un attimino impallata. Quindi ho passato qualche giorno senza registrare. E quindi, boh, adesso ho perso un po' di vista quello che avevo fatto finora. Però, comunque, ah sì, avevamo affrontato il Vermazzo. Ok, perfetto. Ora, now I remember. Perfetto, qua. Ok, si sono tutti dileguati dopo l'assalto l'altra volta. E già. Ok, piano piano, piano piano. Bam! Un colpo in faccia. No, ok. Claire. Ok. What? Che hai visto? Oh, porca troia! Pipistrelli! Pipistrelli, maledetti! Ma che cazzo è? Ma siamo invasi dai pipistrelli! Ok, vai di fuori! Seccali, seccali tutti col coltellaccio. Grande, mitico. Che cazzo è l'invasione di pipistrelli? Ma che è? Oh, Madonna, stiamo facendo una strage. Oh fuck, cosa devo fare? Devo solo tipo continuare a seccare i pipistrelli che arrivano addosso. Ok, che bel rumore. Corri, sbrigati. Ok, perfetto. Oh, bene. Gesù. Ok, sarà stato, sì, ok. Tanto non abbiamo ancora sparato un colpo, ecco, giustamente. Qua c'è qualcosa. Bastardo. Avevo appena finito di dire, non abbiamo ancora sparato un colpo ed ecco qua che si palesano i figli di puttana. Stai giù, cazzo. Guarda come balla. Balla la Macarena, guardalo. Opla, opla. Perfetto. Oh, fuck. Give me a break, man. Ah, grazie. Vi becco, ricchione, muori. Oh, cazzo, sei potente. Tanto pochissimi colpi. No, puttana merda. Cazzarola. Stavo cambiando arma. Ah, puttana zoccola. Questo? L'ho visto. L'ho visto. Oh merda. Bastardo figlio di troia. E muori. Ma guarda te. Minchia, solo più 4 colpi. L'ho messo malissimo. Prendiamo tutta sta roba. Oh, grandissimo. Good. Deve essere qui, sì. Che cosa stiamo cercando di preciso? Ok, eccolo qua. Qua c'era l'enigma. Devo colpire qualcosa? Questo? Quindi dobbiamo farli incontrare. Li ho uccisi. Ah! Dobbiamo ricominciare da capo. Diamine, cosa? Ah! Ok, devo distruggere i nemici? Perfetto. Capito, capito. Non avevo mica capito sta cosa. E mo questo era da seccare, probabilmente sì. Ah, perché adesso lui arriva dall'altra parte. Mo devo seccare l'orso. Spunterà qualcun altro adesso? No. Guarda come arriva baldanzoso. Bam bam, due colpi, adesso li secchiamo subito. Ok. Si sono incontrati. Bene, l'enigma è stato risolto. Ok. Sembrerebbe. Ok, andiamo, Steve. Vai avanti in avanscoperta, vai. Dell'oro, grandissimo. E ti sei subito girato dalla parte sbagliata, comunque, Claire. Ok. Oh fuck, che cazzo c'è? Sento una musica grembante. Oh, salve. Oh, ricarica.
Forse è meglio scappare. Morite. E tu ricarica la pistola. Quello si può distruggere? No. Sembrava di sì. No, si può solo colpire e basta. Ok. Ma sta tipo arrivando di nuovo quella specie di Tyrant o roba del genere. Vuoi morire, cazzo? E che cos'è? Attenzione. Ho fatto saltare in aria qualcosa di importante. Oh. Attenzione, ricarica sto colpo. Ah. Ok. Seccalo. E seccalo. Alla faccia. Questo è potente, oh. Jesus. Ok, piano piano, piano piano, con delle sacche qua con dentro nulla. Ok. Un altro. E che cos'è? Cioè, ho preso un'erba verde laggiù. Solo più due colpi. Anzi, solo più uno, cazzo. Ok, qui non c'era dentro niente. Mi sa che devo cambiare arma. Se non trovo colpi di doppietta devo cambiare arma. Per forza. A parte che ho anche la mitraglietta, volendo. Però trovare dei colpi di pompazza adesso sarebbe veramente l'ideale. Shot the moon, bam. Ok. Obiettivo sbloccato. Distruttori di pianeti alla Goku. Ok, qua questa statua si può far saltare? No. Bene. Oh, dell'oro. Buonissimo. Questo nemmeno. Ok. La bocca della verità, attenzione. Perfetto, sono andato, siamo arrivati al checkpoint. Questa voce non mi è nuova. Non mi è per niente nuova. Tu non lo puoi conoscere, ma sentilo. In tutta la sua imponenza, senti che voce. La sorellina di Chris. Tra l'altro parla come, telepaticamente? Sì, proprio un codardo lui. Mi sa che non lo conosci. Forse ancora non sai di chi stiamo parlando, caro Steve. Ok. Se vuoi ti libero del collarino, Boom. Secondo te chi era? Attenzione. Ma qua non c'è nulla dentro. C'è un tizio che sembra più morto che vivo. E dai, però... Figlio di Troia. Ricarica. Ma vaffanculo. Pezzo di merda, ma devo dare per forza una mozzicata. Ma guarda te. Dai, alzati anche tu. Tanto lo so che ti devi alzare. Dai. Ti prendo la pistola. Ma vaffanculo, stai giù. Bella lì. Ottimo. Altra gentaglia che viene a partecipare alla festa. Carica prima di rimanere a secco. E dai, seccala anche la tipa. C'è qualcun altro? Sì, eccoli lì. Uno l'ha battuta, comunque. Ok, uno l'ho seccato, buono. Poi c'è qualcosa dentro, no. Io sparo sempre a tutti gli oggetti che vedo, non si sa mai che ci sia qualcosa da raccogliere. Ma comunque c'era gente che saliva le scale, se abbassi la visuale magari li secchiamo. Che dici? Creepy. Sì, ma c'era gente che stava salendo le scale. O entri o ti giri, perché sennò... Ok. Sopra un po' arrivano e ci fanno la pelle. Tanto comunque è veramente un colpo di doppietta solo. Però ho un bel po' di colpi di mitraglietta, volendo. Steve, togliti che io devo vedere se c'è qualcosa qua. Questo quadro, fammelo abbattere. Non c'è dentro niente. Vabbè, non importa. Ah no, c'erano dei soldi, buono, buono. Tutti questi oggetti vuoi che non si possano spaccare? Ma sì, sicuramente. Però devi girarti, meno. Oh, interessante. Sì, effettivamente hanno un gusto un po' particolare. Ok, cambia arma. Seccato. Merda. Ho finito i colpi di doppietta.
o un altro. E dai, seccalo. Minchia. Tosto questo. Oh. E dai. E muori, cazzo. Ma guarda te. Ma muori. Cazzo. Ma guarda te. Minchia, mi ha fatto sprecare un sacco di colpi. E qua mi sa che devo cambiare arma. Mi serve qualcosa di un po' potente. So che vorrei trovare dei colpi di doppietta, se possibile. Che è un'arma molto molto utile. Ok. Andiamo piano piano. Comunque il tizio l'ha seccato là sotto e non c'è più, eh. Ok, questa l'abbiamo caricata. Prendila subito. Grandissimo. Ah, là c'è. Oh, zombies! Sì, headshot. Se ti stai fermo ti pigli in testa, se no è difficile. E seccalo. Mamma mia. Questa parte. Tosta, eh. Eh no, però. Allora, facciamo una bella cosa. Cambiamo un attimo, siccome non abbiamo trovato colpi di doppietta, facciamo così, prendiamo. Lanciagranate. Per forza, o qualcosa dobbiamo prendere un po' più potente, se no. Ok, sperando di non doverne fare uso. Ok, seccalo. Un altro. Uno e due. Andato? Sì. Ricarica. Grandissimo. Scoccia un po' sprecare munizioni. Cioè, sprecare, in realtà sono ben investite queste munizioni, eh. Sprecate no. Però, trovarsi dei colpi di doppietta non sarebbe male. Ok, però non so se i colpi li trovo in base alle armi che hai equipaggiate o meno. Ok, qua abbiamo trovato altra roba. E dai, non ti mette a caricare nei momenti più inopportuni. Oh, ma questi sono potenti però, eh. Ok, ancora, minchia, ma sei forte, cazzarola. Un emblema della Umbrella. I can't. Qua c'è una vetrata? Niente. Mi sa che sta per esplodere. Ah, c'è il tizio, c'è il folle. Io sparo tutto ciò che vedo. Ok, diamo una sbirciatina. Passa sotto. Brava. Brava, brava. She is alive after all. Something was wrong. Sì. Let's finish this. Ok. E con questa frase epica andiamo. Vai. 3, 2, 1. Apri la porta. C'erano dei colpi di pompazza. Li ho presi? Sì. Sì, spariamo tutto ciò che si può vedere. Magari troviamo dentro degli oggetti interessanti. Sì. Niente. Se ti abbassi, io provo a vedere se c'è qualcos'altro, magari. No. Sì, ci sarà un passaggio segreto. Probabilmente facciamo una bella cosa. Se noi abbiamo trovato dei colpi di doppietta, io questa qua la cambierei di nuovo perché è molto potente, ma conviene tenere i 6 di colpi. Ok, ricarica. 5, 6. Ok, bisognava demolire il carrion. L'abbiamo demolito. Possiamo andare. Quindi. Ok, aspetta, qua abbiamo trovato dei soldi. E. Seccalo, grande. Altri soldi. Quindi. Sta brillando. Sì. Quindi. Che si fa? Oh oh. Ah, bene, questo era tipo un passaggio segreto. Ah, una scala, tutto chiaro. Con anche l'alzatina per salire. Ok, andiamo su, andiamo a vedere. Checkpoint. Oh, meno male. Meno male. Minchia, però è tutto buio adesso. Un orsacchiotto. È un po'. Oh, prendi la l'erba verde, bravissimo. Che cacchio?
è successo. Sono degli sacchetti che sarebbe bello poter provare a colpire, perché secondo me si possono prendere. Là ci sono dei soldi, pigliali, cazzo. Minchia, odio quando fanno così che non riesco a prendere gli oggetti. Ok, ce l'ho fatta. Ah, Alexia Ashford. Che facciamo, ti colpiamo? Sì. Addirittura. Maledizione. Ok, facciamo attenzione. Dove sei? Che sei nascosta. Infame malefica. Dove sei? Oh oh. Dove cazzo si è nascosta? Ui, salta un po' fuori. A parte poter equipaggiare anche un'arma un po' più potente. No, bastarda troia. Curiamoci, cazzo. Che puttana. Che zoccola. E i cavalli si possono demolire. No. Ma vaffanculo, puttana. Ma vaffanculo, maledetta troia. Fammi cambiare arma. Fammi cambiare arma, fammi pigliare. Tanto ho due erbe verdi, ok. A parte potremmo anche lanciare delle granate. Prendiamo il lanciagranate. E poi magari facciamo ok, tipo gli lanciamo delle granate. Curiamoci anche, perché siamo messi malissimo. Dove sei? Zoccola. Maledetta. Che poi non ha la barra della vita, quindi in realtà penso debba solo colpirla un paio di volte per... Bastarda troia. Minchia, guarda te come mi sta... Ok, andata. Minchia, sei tenace. Alfred was playing two roles all by himself. He couldn't bear the fact that his sister was dead. Infatti non c'era nessuna Alexa, c'era solo lui che è un idiota patentato. Molto bene. Mi ha fatto consumare un sacco di erbe vendiche, maledettissimo. Ok. Abbiamo recuperato 4 oggetti su 7 dell'archivio. Beh, non male. Non siamo morti, che è una buona cosa. Ok, voto finale B. Ok, qua un po' di file finali. Molto bene. Quindi siamo verso la fine oramai del... anche di questo capitolo. E quindi adesso, beh, questa parte chiaramente la finiamo qui. Nella prossima parte andremo avanti sempre in Resident Evil Code Veronica, almeno in questo scenario. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Resident Evil The Dark Side Chronicle per Nintendo Wii. Quindi alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.